Un topino saltò fuori da un mobile della bottega di Sirocchi e squittì che voleva andare anche lui a mangiare i tortelli, ma Sirocchi lo calmò e gli promise che sarebbero andati dalla Resdore Ermenegilda, un armadio di donna, tanto era grossa. Così Sirocchi, Rosario e il Fainana andarono a mangiare i tortelli in una casa manierista, in compagnia di un vescovo e di un cardinale che parlavano una lingua latina mischiata al sasso. Poi andarono a festeggiare nelle strade buie, dove i neonati nani delle giarrettiere, proboscidi e dei ragnetti, lanciavano dolciumi e torroni da un carro. Delle giarrettiere scagliò un torrone così pesante che ruppe la finestra di una stanza. Si poté così udire la vocina nasale di un topo di Bologna, chiamato della Garisendina, venuto a Parma per la notte dell'angelo a trovare il topo di chiamato Asinello del Ducato. Il topo stava dicendo che Parma era la mamma di tutti i paesi della Padania. Rosario, Sirocchi e il Fainana poi entrarono in un sexy shop, uscendone con vibratori minuscoli a forma di pollo allo spiedo o di tacchino arrosto. Brava, anche un po', veramente eccezionale, diciamo la verità. Sai che brava lei? No, ma sai che è incredibile quel libro? È che bello, sì, ma è un viaggio bellissimo. Il dottor Negri, noi ci dilettiamo.